Il 2 dicembre del 2007, Monsignor Domenico Umberto D'Ambrosio, arcivescovo di Manfredonia, Vieste e San Giovanni Rotondo, in occasione della consegna del progetto pastorale del santuario, parla della vigilanza nell'attesa del Signore e di come operare in questo momento, una vigilanza capace di superare i momenti nei quali preferiamo non cercare i segni della sua venuta. In questo giorno santo, che segna l'inizio, la ripresa di quel cammino che ogni anno la Chiesa ci fa percorrere, tenendo sempre gli occhi fissi su Cristo Gesù. È la prima tappa di questo cammino, è il tempo santo dell'Avvento, l'attesa. Per colui che viene, il Salvatore, Cristo Gesù, il Figlio di Maria. Un saluto e un augurio, carissimo Padre Francesco, è per te. Questa sera, nella cornice santa della liturgia, ti viene affidato questo mandato, questo compito. Di essere per i tanti che frequentano questo luogo, in quel legame tante volte misterioso che molti vivono con la santità di Padre Pio, dovrai essere per loro colui che li sa cogliere, sa parlare di Dio e sa dispensare. Su mandato di Cristo Gesù, che ti ha scelto e ti rende partecipe del suo sacerdozio, dispensatore dei misteri santi. Non è una impresa facile. Per ognuno di noi che è scelto e chiamato ad essere partecipe del sacerdozio di Cristo Gesù, c'è sempre la gioia di una risposta, ma anche il timore di una risposta non piena, conoscendo bene i nostri limiti e le nostre fragilità. Ma il Signore, nonostante i nostri limiti e le nostre fragilità, si serve di noi per dispensare la potenza della sua grazia che rinnova, che rigenera. Non è facile anche per te in questo luogo sapere che c'è, direi, una delicatezza in più nell'esercizio del tuo ministero perché in qualche modo dovrai ripresentare con le parole, con il tuo impegno, ma soprattutto con la testimonianza della tua vita. La santità sempre viva del tuo santo confratello, Padre Pio. Ma nello stesso tempo abbi fiducia che proprio lui che ti guida, ti protegge, intercede e ti ricorda che per essere servi dei fratelli, per portare loro la ricchezza dei doni di Dio, che gli mette nelle nostre mani, avrai bisogno continuamente di purificarti e di sentire forte il desiderio di una santità più tangibile, più vera, una santità che scaturirà dalla fatica, dall'ascesi, dalla preghiera, dalla contemplazione di quei misteri che poi dovrai donare, siamo chiamati a donare ai nostri fratelli. Ti accompagni di certo la preghiera, l'affetto e la stima dei tuoi confratelli, ma anche la preghiera, l'affetto e la stima del pastore di questa chiesa. Un affetto, una stima e un'amicizia che si è saldata in particolare nei giorni che abbiamo condiviso con gli altri sacerdoti,
nella Terra Santa, la terra delle nostre radici. È lì che Cristo Gesù, mandato dal Padre, si è manifestato come il solo che può salvare, come il solo che può in qualche modo adempiere alle attese, a quel bisogno di vita nuova, a quel recupero, come ci ricorda in questi giorni Benedetto XVI, della grande virtù della speranza, che nasce da una fede convinta, consapevole. Ma per raccogliere il Cristo abbiamo bisogno, ci ha ricordato la parola ora proclamata, di riconoscere e di sentire il bisogno di andare a Lui per ascoltare la Sua parola. Il profeta Isaia ce l'ha detto: venite, saliamo sul monte santo del Signore perché Egli ci indichi le sue vie. Le nostre vie non sempre sono sicure, certe. Il rischio di smarrirci è sempre in agguato. Ecco, saliamo sul Monte Santo, laddove il Signore ci parla e ci indica la strada giusta da percorrere. Quella strada che certamente comporta fatiche, difficoltà. A volte è una strada piena di ostacoli, per cui la tentazione di fermarci e di adagiarci ci prende sempre. Paolo nella seconda lettura ce lo ricorda: è tempo di svegliarvi dal sonno, perché la salvezza ora, attraverso il Cristo che viene, continua a venire più vicina di quando diventammo credenti. Ma per svegliarci dal sonno c'è una virtù principe che il Signore nel brano del Vangelo ci ha ricordato: la vigilanza. Questa capacità di non adeguarci agli schemi o alle letture che altri fanno per noi. La ricerca del Signore che viene è nostra, è personale, e si intride di quella particolare luce dello Spirito che il Signore ci comunica perché sappiamo scorgerlo, pur a volte nella nebbia delle nostre fragilità e dei nostri peccati. Vigili, perché i segni della Sua presenza sono sempre accanto a noi. Non possiamo adagiarci nelle nostre sicurezze, non possiamo superficializzare o banalizzare la nostra fede, che è sempre ricca di segni nuovi. Abbiamo bisogno di sentire viva questo affetto che ci lega al Cristo e ce lo fa riconoscere come il solo che ha diritto a ricevere la nostra fiducia, il nostro abbandono, la nostra fedeltà. Una vigilanza dunque operosa, capace di superare i momenti nei quali a volte preferiamo di fare a meno di cercare, di aguzzare lo sguardo del nostro cuore per avvertire la novità di intenti e di opere che il Signore che viene ci domanda. Abbiamo bisogno allora di rituffarci continuamente in quell'ascolto sapiente e intelligente della Sua parola, che apre il nostro sguardo e il nostro cuore alla novità di Dio e ci aiuta a saperlo trovare, pur nella precarietà di una storia che tenta di fare a meno di Lui. Ma i nostri occhi sono occhi purificati, sono occhi guariti con il balsamo della virtù della fede, per cui, nonostante gli ostacoli, riescono a intravedere il Signore che viene verso di Lui, come ci ricorderà questo tempo di avvento
dobbiamo andare, come abbiamo ripetuto con gioia, incontro al Signore che viene a salvarci.